Benvenuti alla Società Romana Nuoto, sulle sponde del Biondo Tevere, dove tutto ebbe inizio. Non mi devi dire niente. No. Oggi è il 15 marzo, le Idi di marzo, e oggi vi vogliamo raccontare la vera storia di Giulio Cesare e di... quella stronza. Cleopatra. Dimmi che hai fatto ieri sera. A una cena che si fa? Si mangia. Senti, io vado. Con quella? Ma con chi? Quella è il mio capo. Se, dicono tutti così. Ma che cazzo? Avevi la camicia sporca di rossetto. Era sugo. Sì, vabbè. Ne parliamo dopo, ok? Posso andare? Vado. Se mi tradisci io ti ammazzo. Non sono la tua serva. Esatto. E infatti la mattina la serva avvisò Cesare dei presagi funesti. Di che? Avvisi negativi avuti dagli auspici. Va, 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 va. Ho permesso? Ah, ora quelli l'occhi da terra che te sono cascati. Maschio, dov'è? Al lavoro. Ma ce lo sanno tutti che c'è un cazzo da fa. Mettiti a sede. Mettiti a sede. Dimmi grazie. Ah, vedi questo, io so salvare la vita, manco me ringrazia. De che? Ma lei non ha sentito niente di quello che ti ha detto. Tutti sanno quello che è successo il 15 marzo del 44 avanti Cristo. Ma il 14 che era successo? Perché l'uomo più potente della storia, il pontefice massimo, il dittatore va a morire forse sapendolo? Perché? Adam Cadmon, io c'ho da fa. Fermate là, rimani qua. Le oche starnazzavano, gli auruspici auruspicavano, i cavalli piangevano, perché? Settimana de merda? Può essere, ma quei cavalli che Giulio Cesare aveva salvato dopo la battaglia del Rubicone, ora lo sanno tutti, prima i cavalli venivano uccisi, sacrificati agli dèi, quella volta no, Cesare li eleva a guerrieri e li salva, lasciandoli liberi agli orti di Cesare. Ma chi c'era in quel periodo agli orti di Cesare? Chi c'era? E dai che lo sai? Dai che lo sai chi c'era? Chi c'era? Bravo! Cleopatra! E che ci faceva Cleopatra agli orti? Arava. Stafava. Cleopatra e Cesare si erano conosciuti molti anni prima da Alessandria d'Egitto. Lei, per ringraziarsi il pontefice Massimo, il dittatore, che fa? Gli fa un regalino. Gli regala un tappeto, lo fa portare da due servi, ma dentro quel tappeto c'è un regalo. Ci sta lei. Sono cascati gli occhi. Te sono cascati gli occhi. È bella Cleopatra. È bella, sì. Sta attento che ti tagliano le mani. E non solo quello. Maschio. Maschio. Oh, svegliate. Il 15 marzo, Giulio Cesare era in casa alle prime luci dell'alba. Di lì a poco sarebbero successi i fatti che cambiarono il corso della storia. Cesare! 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 E svegliati! Hai fatto tardi pure stanotte! Cesare! Ah, tu muoio, te sta a chiamare! Ah, se! Ancora dorme! Ha fatto tardi pure stanotte con quella? Boh! Pare l'abbiano visto da pompogno ottico a mangiarsi la murena col miele. A quella gli fa fa la bella vita. E a me sempre a casa. Ma quella è Valentina. Ma quale Valentina? È Calpurnia, tua moglie. E io chi sono? Cesare. Ragazzi. Ti servirebbe. C'è una voglia del ginocchio in testa. Sei Giulio Cesare. Il dittatore, il conquistatore, il pontefice massimo, l'uomo più famoso di sempre. Dai, datte da fa che stanotte hai fatto tardi, hai fatto un macello, vai. A Calpurnia si calmi però. No, tu adesso me lo vai a chiamare subito, capito? Fallo scendere. Cesare! Mamma mia, un attimo, non si può dormire in questa casa. Oh, sei romano. Crede, non si può proprio dormire in questa casa. Sembri Celentano quando ha fatto Lucantino, ah c'è. E dai, fatte male. Dai, Cesare, ave! Ho capito, mamma mia. E non si può dormire un attimo in questa casa. Dove sei stato? A che ora sei tornato? C'hai la tunica sporca di rossetto? E miele! Tu non mi puoi trattare come una serva, hai capito? Amore! Amore niente! Tesoro! Non ti permettere! Amicetta! Ma che cosa stai dicendo? Ho capito! Vado a lavorare! Cioè, sarà dove vai? I cavalli, le oche, gli auruspici! Niente! Può essere peggio di mia moglie! E quindi possiamo affermare storicamente che Giulio Cesare va a morire perché la moglie gli rompeva i coglioni!
Attacca Pomidoro che sta a Namo! Tutto dritta a Fiumicino a mangiar pesce! Non sta andando, dall'altra parte! Dall'altra parte! Amo. Che poi? Non ci vado più a lavorare. Sono l'anima di Roma! Sono la... Bove, ma tecnicamente tu, che cazzo ci fai qua? Mi sentivo solo. Sono l'anima di Roma, 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 sono l'anima di Roma. E spegni sto coso!